Ciao a tutti, io sono Gilles De Paoli del Nikon Professional Service, che è il servizio storico legato ai fotografi professionisti. In questo caso siamo al Photoshow del 2012 con una grossa novità e siamo vicino sia ai fotografi professionisti ma anche a una nuova categoria, i videomaker. Vediamo la nuova e tanto attesa D800, in questo caso in una configurazione un po' particolare. La D800 non è soltanto una nuova macchina fotografica digitale, la D800 è un vero e proprio strumento professionale per tutti i videomaker che vogliono utilizzarla in qualsiasi contesto. Può essere il contesto anche della ripresa subacquea, come abbiamo visto con la collaborazione con Nimar. Le novità di questa macchina sul video innanzitutto vanno a toccare quella che è la risoluzione del filmato. Finalmente Nikon entra nel mondo del Full HD e lo fa con un filmato a 30 fotogrammi al secondo. Ma non solo. Questa nuova macchina ha una possibilità in più. Ha un'uscita sulla sinistra del corpo della fotocamera HDMI non compresa, che consente di collegare un registratore esterno per registrare il segnale video non compresso, ovvero proprio quello che esce dal sensore. Ma non solo, ha tante nuove possibilità in questa configurazione, anche nel controllo del follow focus e la possibilità di montare ovviamente tutte le ottiche AFS e AF e serie D della Nikon. Vediamo un nuovo monitor che sarà molto utile a chi fa produzioni video e videomaking. Perché? Perché ha una nuova tecnologia che si chiama EOS, una tecnologia dove è scomparso quello spazio d'aria, quello strato tra display LCD e copri LCD. Cosa succede? Succede che in visualizzazione il segnale è davvero più pulito anche a livello cromatico e luminoso. Insomma, un nuovo prodotto che noi presentiamo qua al Photoshow in questa configurazione particolare e vi invito davvero di prenderne visione e andarlo a cercare. Ciao a tutti!